partiti, ecco qua, partito anche il cronometro che ci darà la situazione. Vediamo un primo giro, un po' di lancio, poi avremo i tre giri complessivi. Una bellissima giornata, iniziano ad arrivare i primi arrivi, tanta soddisfazione. Sì, bello, giornata bellissima, il percorso è stupendo, direi che sta andando tutto per il meglio per il momento, speriamo continui. Quali sono le categorie in gara? Categorie in gara sono partite adesso le donne e le categorie veterani dai 60 anni in poi. Poi partiranno gli adulti nel senso che la categoria è senior, che è dai 18 anni ai 55 nella gara prossima. C'è stata una modifica nel percorso quest'anno? Sì, abbiamo fatto una modifica perché era un po' troppo pericoloso, l'andata e ritorno in una porta del castello era un po' troppo stretta, abbiamo modificato il percorso, lo abbiamo reso più scorrevole e direi che va bene, ogni anno miglioriamo un pezzo. Quindi prossimo anno stessa edizione? Sicuramente sì. Edizione 2020 del Cos del Malgrat, tantissimi partecipanti. Sì, siamo soddisfatti, tantissimi partecipanti, quest'anno l'abbiamo fatto sia Fidal che Wisp e ci ha aiutato la bella giornata. Volevo ringraziare, visto che ho l'occasione, il sindaco, l'assessore, tutti quelli che hanno collaborato per realizzare questo evento. Siamo fortunati ad avere una bella location, come dicono quelli che parlano bene. E niente, è una prova a livello regionale, sia Fidal che Wisp, e siamo contenti di aver realizzato per la quinta edizione quest'anno questo cross. Novità di questa edizione? Novità di questa edizione è che c'è un atleta di livello italiano, la Michela Cesarò, che vediamo poi correre con i senior, quindi lei, pur essendo una donna, correrà con i senior proprio per allenamento. Perché un last minute ci hanno aggiornato purtroppo con le condizioni, i tempi erano veramente stretti.